Quale Crash Bandicoot vorreste che io portassi sul canale? Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back o Crash Bandicoot Warped? Scrivetemelo sotto nei commenti, il vincitore. Porterò l'intero walkthrough sul mio canale. Segna 10 tiri da 3 di fila in una partita, me ne sbatto! It's tournament time, Torneo di round Londra, one, e and qui we lo are dico, qui at lo the nego, playground, siamo ready for contro action. 16 teams in the Ewing, and e one qua lo takes dico, home qui the chip. lo ammetto, se fanno anche solo un Patrick tiro da Ewing, 3, sti brutti schifosi luridi Robert che non sono Parrish, buoni, dato che what's se non in mi your ricordo wallet? male non hanno, First tiro point of the perfetto game. cominciamo, non hanno la possibilità di, non hanno una buona statistica dei tiri da 3, io spacco tutto, quel gioco qua lo spacco tutto. Anche se ovviamente l'ho Big scaricato, io lo finish. spacco tutto. Se Patrick Ewing farà un tiro da 3, ok, io spacco tutto perché non Ankle esiste breaker. nella, proprio nella legge della vita, non Knocked esiste. away. Ovviamente io rubo palla, ma Goes for dopo the non me jumper. lo... He bricked it. Se lo stava a fa, io, Scottie ragazzi, Pippen. spaccavo tutto, boh! Oh, he got E siamo Pippenized. pari. Me ne sbatto le balle delle sfide, anche perché per andare avanti, almeno da quello che ho capito, e sono molto contento di ciò, basta vincere le partite, Patrick e Ewing. perché io devo finire tutti i tornei, dopo se faccio le sfide me ne Good sbatto pass. le balle, le faccio, le farò, diciamo, da solo senza Parrish. problemi. Swatted Mamma mia, away. che mega Yes, perfect schiacciatona! Cacchio, execution. qua ci starebbe bene l'Eliops, perché l'Eliop ti dà Ewing 4 goes punti. with a Non leaner. ci credo. Ooh, did you see that shove? Mi è Hey man, ritornata a anything me! goes on the Ma ti sta playground. bene! Yes! Qualche volta funziona! E che bello! Sono molto He's breaking felice! ankles. Finalmente, almeno una volta che è una botta del Robert culo, Parrish. mi è arrivata anche a me, Brutal. porca miseria! Che cazzo di tiro di merda ha fatto? Olle, olle, olle! No! That's a clunker on display. Fanchigallo! Il canestro così! Scottie Pippen with the Certo che però dunk. se ti se potresti anche far senza metterti lì a fare tutta quella cosa lì, dannazione, spippen da cazzo! Che mi fai perdere del tempo prezioso! Cioè qua! With that crossover, you Ovviamente could call se him ci the saranno delle sfide chiropractor. abbordabili, quando intendo abbordabili nel senso che le posso Parrish. fare, Ooh, le picking farò, pockets. altrimenti io vinco la partita e He basta. smashes it. Tenterò poi di fare una cosa incredibile in questo video, che non lo dico perché altrimenti, anzi, al 100% mi meno sficca The senza Chief. ma neanche parlarne. Certo, Yo-yos the siamo contro dribble with the Ewing, che ce l'ho crossover. anch'io, e contro anche The io ho un giocatore slam. dei Bulls, e anche la squadra avversaria è un giocatore dei Bulls, Parrish. Molto bene. Feeds E it. poi non so perché hanno scelto quei giocatori qua, dato che la sfida è quella dei tiri Robert da Parrish. 3. E nessuno di questi quattro Patrick è Ewing. buono coi tiri da 3. Almeno Fires che the jump sappia shot. io, The nessuno shot is good for mai two. nella vita. Dammi la palla perché c'è un altro tiro da 3. E A va. three? E Yes! si va avanti. Manca solo un minuto per la victoire. Ewing! Rubo la On the palla! steal! Che mi succede oggi? You Sarebbe need stato troppo bello lessons! buttare dentro anche quel cane. Mamma Get mia! this guy some pepper spray! Aio! Che male! Che Ooh, dalar! ankle breaker! Grandissima prima partita! You're on the run with the pass! No! Beh, cioè, ci stavano inchiappettando col tiro perfetto, Però dopo li abbiamo inchiappettati noi, fintona! Mega slam The dunk! flush! Si fa così a vincere partite. Non dabile il brutto schifoso del pubblico cinese. Che siamo a Londra Parrish, e c'è pieno di he's cinesi che unstoppable with that crossover. dabbano. Cinesi a Londra che dabbano. Put it E on the quelli gli fanno dei board. canestri senza senso proprio. No, il multiplicator. Se loro adesso si mettono e fanno canestro On da a quel punto rack là, attack. moltiplicano i punti. Però non riesco a capire in che modo, Patrick Ewing. qual è la matematica per. No, 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 no. Tu non lo fai canestro da Swipe. lì. No, no, no. Tiro da Goes for the 3. jumper. He Ma bungled ci that one. godo. C'ho la mega velocity. E c'ho anche il. Mamma mia, duro. Smash. I did Maduro. not Ex expect giocatore full dell'Ajax. No, domination like credo we're che si seeing sia here. ritirato bellamente perché Patrick Ewing. giocava 20 anni fa. No, vabbè. 20 anni fa no. Ma 10 Quick tutti. hands. Mamma mia. Che display oggi.
Mancano 8 punti, 8 secondi. Io direi anche di tenere la palla qua, ma senza problemi, ecco. Olè. Tentando anche un tiro della 3, eh. Mamma mia, e si va direttamente alla seconda stracca di partita, sperando che ci sia una sfida facile. E che balle, si sale tanto di livello. Quanto si sale? Pippen è salito di livello, un bel Yavabel. Ewing no, segna 10 consecutive 2 pointers in one game. Perché è scritto in inglese? Vediamo se riesco a fare la magia. No, è scritto ancora in inglese. Perché è scritto in inglese? Perché sono arrivato a quel punto qua, dopo si sono dimenticati di farlo in italiano. Molto bene. Oh, permesso! Baby! Boom! Questi qua non contano, perché bisognerebbe fare 10 tiri consecutivi da 2 punti. Ma non contano mai nella vita le schiacciate. Quando mai Stockton fa le schiacciate? Boh, le robe strane. Dato non mi ricordo come si chiama quella ruota panoramica lì dietro, quella famosa lì di Londra. Che canestrone, non ti permettere di fare le cacchio di esultanze. Pippen del cacchio, che mi fai perdere tempo, eh. Per l'amor di Dio. Che cazzo, ma sì, va bene. Ciao Mare, grazie mille, è stato bello. Jack Stockton che, mamma mia, i canestroni che fa. Perché io non lo faccio il tiro da 3? Che vuol dire? Poi intanto mi hanno dato cosa che da quando ho scoperto che l'Eliup mi dà 4 punti, tenterei anche di farlo, ma non voglio assolutamente buttare via l'opportunità di fare un tiro da 3. Anche perché questo qua continua a buttarlo dentro, sto stronzo. Anche perché gliel'hanno dato anche a lui. Boom shakalaka, okay, boom shakalaka. Magari facessero un nuovo NBA Jam, mamma mia. Quello sì, che sarebbe stato molto power. Ah ah, solo due, che sta di pene. Perché questo qua sì è bello, ma bisogna vedere online, ecco. Bisogna vedere online perché qua offline con è tutto rovinato dall'intelligenza artificiale, che a volte davvero si mette in modalità Mission Impossible e non ti fa fare niente, come potete vedere adesso. Ti fa i tiri della Madonna, e soprattutto io non ho ancora capito adesso come cacchio si facciano a fare i tiri. Cioè non riesco a capire il tempo che devo mettere per buttarla dentro da 2, da 3. Probabilmente tu rubi la palla. Ok, probabilmente tu rubi la palla e ritorna magicamente a loro. Loro non sbagliano mai un canestro sui schifosi luridi pezzenti. Avevo sbagliato, ma ci ho buttato dentro lo stesso. Bam, ancora sto cacchio di fulmine maledetto. Dopo la provo? La provo o non la provo? La provo o non la provo? La provo. Rischio? Rischiamo l'alley-oop? Sto cacchio che rischio l'alley-oop! Boh! Ci ho butto da 3, ci ho butto. Col cacchio che faccio l'alley-oop. Ho fatto anche una rima, può essere. Può essere che abbia fatto una rima. Da 2. Credevo da 3. Permesso, signore. Devo andare a fare uno slam dunk. La smetta lei, cinese marrano, di fare la dub. Che balle. Si mette a fare la bex. Ha! Capito, no, la dub, che vabbè. Andiamo avanti. Intanto c'è una signorina là di colore che segna i punti là sotto, non si sa perché. Fanculo il signore. Permesso. Permesso. Perché Pippen ogni tanto gli girano e non c'ha voglia di fare le schiacciate, sto imbecillo. Soprattutto poi con il fatto che ci sono ancora sti cacchio di cinesi che fanno la dub. Ma quando mai Stockton è stato così bravo a fare i slam dunkets qua in questo videogioco? Io non me lo ricordo fare i mega schiacciatoni quando ce l'avevo io, eh. No, non me lo ricordo. Potevate darmi ancora il cacchio di... O se no quello delle schiacciate. Cioè, quando serve per fare i mega punti non mi danno mai un cacchio di niente di buono. Tutti scanzonati schifo. Basta fare la dub. Anche ampiamente rotto le balle. Miseria.
Però ci sia anche la scelta casuale, che nel mentre tu hai una scelta casuale, si ricarica ancora la barra per la scelta casuale dopo. Stockton. Proprio una roba così. Dammi la palla. Anche se sono molto grossi, comunque riescono benissimo a rubare la palla, mandata a culo. E giustamente loro gli dà il fulmine, eh. Giustamente. Oh! Mandata a cagare tutti. Porco miseria. Porca miseria, schifa. No. Dammi la palla. Sì, no. Manda 4. L'hanno sbagliato. L'hanno sbagliato. Yes, baby. E vaffanculo. Doppio errore incredibile. Non so tanto perché. Mi sa tanto perché con un mio. Con un mio giocatore gli sono volato in bocca a quello che stavo facendo passaggio. Quindi ho sbagliato. E vai. Dammi la bolla. Pippen, facci la schiacciata per cortesia. Fulmine. E va. 12 secondi, buono. Vai. Dobbiamo fargli perdere tempo. Tempo. Perdere tempo. Finito. Ah, oh, va veloce anche loro. Dammi, dammi, dammi. C'ha qua, c'ha qua, c'ha qua. Olle e Pippen. La butta dentro. Se ne vada però. Non c'è tempo di esultare. C'ha qua. Mancano 20 secondi. E si può andare ad un incredibile vittoria. Io quasi quasi faccio un alley-oop, sti cazzi, proprio me ne sbatto le palle. Spacco anche quasi canestro. E tutto coso. Ma non c'è nessuno su quella rotta panoramicabile? Boh, mica ho visto nessuno. Boh. Ti sta bene. Il tiro della vita. Mamma mia. Sulla campana. Sulla sirena. Sulla ruota panoramica. Grande vittoria. Sale di livello? Quasi. Ewing e Pippen. Prossima partita. Esegue almeno due stoppate su schiacciata o Ellie Hoop. Si può fare. Stop number three. Si va avanti. Semifinale. Siamo contro due contro due leggende. Credo contro due leggende. Almeno a me mi è parso di aver visto due leggende. Però Westbrook sta ancora giocando, quindi la vedo un po' difficile che sia una leggenda, ecco. L'altro Olajuwon, mica l'ho mai sentito mai nella vita. Boom, number one. Iran, number one. Russia, number one. USA, appu. E vai. Olajina 101, number one. Su alley-oop, porca miseria, qua ci stava la alley-oopata, eh. Ci stava, eh. Siamo ad una schiacciata di distanza per fare incredibilmente la sfida. Almeno una sfida in questo torneo qua di Londra. Almeno una stella su 4 ce la portiamo a casa. Quindi li facciamo avanzare. Dove cacchio è saltato, signorino? E quando mai esistono le schiacciate da 3? Ditemelo. Eh? Olè! Ma vaffanculo, no? Eh? No? No, vaffanculo. Sfida completella. Fuga. No. Buono però. Non si butta via. Abbiamo fatto anche la sfida. L'ha fatta Pippen. Perché c'ha Pippen la stellina. Che cacchio vuol dire? Che cacchio vuol dire che quelli lì sbagliano gli hey, wow, pause. Eh? Passa sta palla. Sta qua a aspettare. La schiacciata di Ewing. E mi tengo questi che almeno sono sicuro che se faccio i canestrazzi con questi qua, faccio le. Oh! Faccio le mega schiacciatone e boh! Above the rim. Ah, 4 punti. Ah, ogni volta mi cambia, ok. Perché sennò era abbastanza simile a quello delle schiacciate, no? Che quello delle schiacciate, se fa una schiacciata ti fa punteggio doppio. Invece qua ogni volta cambia la zona. Allora proviamo. Proviamo a fare il tiro da 3. Proviamo a fare il tiro da 3 da qua. Tanto lo sbagliamo. La minchia. 10 punti. E Wing, mi va di fare il tiro da 4 ora là, per cortesia.
grazie mille. Fanculo che l'ho sbagliato. Permesso che ci deve provare Pippen. Minchia. Minchia, tiro da 10. E butta mica via questo qua. Mica lo butto via il tiro da 10. No, 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 no. Sti cazzi proprio. Permesso. Tutto il tempo del mondo. Fanculo, permesso. Pippen, è il tuo momento. Fanculo. Ma che vuoi tirare via un altro potente? Mamma mia, che se lo facevo. Che però avevo sbagliato la zona, spaccavo tutto, eh. Hola, Wajawana. Marijuana, legalize, hola, Juwan. Vabbè che è da un po' che ritirello. Qua vanno avanti quei tiri da 3 e quindi devo ricominciare io a fare i tiri da 2. Dammi. Dammi qua coso che vado a sbuttare dentro o slam dunk. Che o slam dunk faccio belle cose. E faccio i bei 2 punti. 10 punti di distacco. Dobbiamo mantenere questo incredibile traguardo. Mamma mia che bello che ho tirato dentro quel tiro là da 10. Mamma mia che bella. Che bella sensazione. Mi sono un po' cagato perché 3 più 3 fa... Ah no, però 3 per 3... Perché non mi ha fatto il tiro da 12 e mi ha dato 10 punti? No, cosa sono queste cose? Aio! Mi stanno recuperando! No, è all edge one! Non va bene, è andato a loro adesso per caso là e possono farmi il culo Finisce! Damme sta cazzo de balla! Permesso! Beh, ok, hanno deciso che non mi fanno neanche più una schiacciata. Se non buttavo dentro questa, le bestemmie. Tutte le colonne che cadevano. Lassù, nel tempio dei desideri di Isidoro e dei cavalieri dello zodiaco. Un'altra stoppata, un'altra stoppata adesso. Non per farvela pisare questa situazione, permesso. Un'altra schiacciatona in faccia e si va subito alla finale. Ecco, adesso dammi quello dei per due delle schiacciate. Coglioni schifosi bastardi, peccatori di Vaporum. Yes, 31 a 21 mantenati i 10 punti di vantaggio. Vediamo se qua qualcuno si è salito di livello e mi sono salito di livello da solo io. Vediamo anche Pippen un pochino. E un po' finale. Segna almeno un canestro dalla tua metà campo. Minchia. Siamo arrivati alla fine. No Whiskey M. Johnson. Non mi ricordo come si chiama. Magic Johnson. Può essere. E lui invece è Patrick Ewing. 3 punti in saccoccia, baby. First point of the game. Vamo a fare un canestro dalla nostra metà campo, ma me ne Dirk Nowitzki. Patto le balle proprio in una maniera più incredibile. Molto bene, siamo contro Nowitzki che, se devo essere sincero, non so perché abbia la mega statistica dei tiri da 3. C'è una roba tipo 9 in statistica. E quindi ce lo butterò sempre dentro da 3. Io tenterò di fare una cosa, sempre se mi capita che... Va bene. Sono molto contento di ciò, di questa scelta stilistica. In faccia, figlio della merda! Sì! Adesso proveremo a fare una cosa, sempre se il telecronista non mi fischia nelle orecchie, sto cornuto. Ma non è possibile che me li fanno tutti da 3. Vabbè, che buso del culo! E adesso proviamo a fare quello che volevo. Io passo da qua, attivo, poi spacco. E vado col tiro da 3 da metà campo. Sfida completata. Te capì, no? Volevi te fregarmi, ma io non sono un fregante. Che cazzo sto... Basta questi tiri da 3. Avete rotto le balle. Non esiste questa finale truccata. Se non lo facevo le bastemmie, le bestemmie che tiravo erano incredibili. Facci un tiro da 2. Dai, tira da lì. Tira da lì e fa canestro. Schifoso. Basta con questi tiri da 3 perfetti. Porca miseria. Che cazzo vuol dire? Dannazione. Sboh. Dammelo anche a me il tiro perfetto. Sono buoni anche loro perché hanno le scarpe quelle tutte uffa uffa. Ce l'abbiamo gialle.
Perché abbiamo sbagliato a fare candeggio. Ti sta bene. Yes. Palla a me. Sbo. E si ritorna davanti di un punto marrano. Schifo merda. Cane lupo. Dai che ci abbiamo i cosi dei 12 secondi. Che cazzo è? EJ Dirk Nowitzki ha changed the game. Yes, he hanno has. Rotto le balle con sti tiri da tre. Non ti devi core. Neanche permettere tu di provare. Basta quello là, fa le dub. Ha rotto le balle. Beautiful crossover. Dannazione. Ovviamente a loro il does coso dei 12 secondi, yes. Se ne sbattono ampiamente le pelota. Proprio se ne sbattono incredibilmente. Ah! Non provate neanche a stopparmi. Avete capito? Non ci dovete provare. Voi non siete abilitati a stopparmi o a bloccarmi. Scanaglioni. It's a shot clock violation. Canestro veloce. Così. Ancora? Non siete buoni a stopparmi. Basta fare le dub. E l'altro quello che fa le dub è parente di quello che c'è vicino, perché hanno non tanto la stessa camicia, ma sono simili di faccia, di viso, di fisionomia. Adesso non vorrei dire che i cinesi sono tutti uguali, però mamma mia, oh, ancora che si permettono di tentare di stopparmi, ma non si devono permettere, eh? Basta passare i secondi, passare i secondi, vi sta bene, cagnacci. È così almeno, oh, se mi va via coso vado a fare canestro. Bastard! E vabbè. La CPU che ruba. Va bene. La CPU che per vincere deve rubare. Il computer che deve rubare, incredibilmente. Guarda! Adesso non farò mai più un canestro. Che puttanata, mamma mia. Che stronzata. Incredibile. Ci avevo fatto fare tutti i canestri della vita fino adesso. E non ne faccio più uno! Che canestro! La partita della vita! Devo stare concentrato. Per quello che non ho parlato un cazzo. Perché non ne posso più. Questa partita di sti cittoni de merda. Tiro da 4. Vai. Tenteremo di fare. Ah beh, è dentro, però me lo danno per 3. Ho fatto anche una partita, questo qua è il mio quarto tentativo con questa partita, dato che volevo tantissimo fare tutte le cacchio di round del torneo in un unico video, così da portare avanti, così almeno mi lasciavo l'ultimo video su questo incredibile gioco soltanto con l'ultimo canestro, 6 punti. L'ultimo video lo lasciavo per l'ultimo torneo, almeno credo sia l'ultimo, se non mi sbaglio, sì, dovrebbe essere l'ultimo. Ovviamente fino all'ultimo gli avversari fanno le robe strambissime. Tiro da 8! Yes! Proprio all'ultimo secondo anche della scelta casuale del tiro col moltiplicatore. Forse ci va bene, forse ci va male, mancano 11 secondi. Dai, anche perché poi si sono messi a stoppare l'ira di Dio questi stronzacci schifosi degli avversari. Come ho già detto, è stata la quarta volta che ripetivo questa finale. E la quarta volta mi porta bene. And the winner of the final is me. Yes! 58 a 41. Vediamo se siamo saliti ancora di livello. Mamma mia, quasi livello 13 e si va ad aprire i pacchetti. Congratulazioni, hai vinto il torneo, hai aperto un nuovo playground, Las Vegas. Congratulazioni, hai vinto una nuova scelta casuale, raddoppia i tiri da 3. Perché sono bravissimo. Congratulazioni, hai vinto il torneo, apri un nuovo pacchetto giocatori. Ci apriamo sti meritatissimi pacchetti. Come già detto, adesso io nell'ultimo video, ragazzi, farò una cosa svolta tutta. Doppione, poi Zach Lavin, Chris Paul, Chris Mullin, non riesco a vedere, e Sean Camp dei Cleveland Cavs. Abbiamo questo qua. L'ultimo video sarà incentrato sull'ultimo torneo, quello di Las Vegas, qui almeno questo me lo sono levato da lì qua. Come avete sentito all'inizio video, scrivetemi sotto quale Crash Bandicoot io devo giocare, John Wall epico, dato che a portarli tutti e tre mi verrebbe troppo lunga la situazione, quindi un altro epico doppione,
quindi ne porterò soltanto uno, ma lo sceglierete voi. E basta con sto doppione, chiudiamo con una leggenda per cortesia. Sto cazzo, Bill Lambert. E ci vediamo al prossimo video con NBA Playgrounds, con l'ultimo torneo di Las Vegas.